Allora, sì, adesso lo fissiamo con il nastro. Allora, fai una cosa, mi tieni fermo. Questo. Questo. Aspetta, aspetta, anzi guarda, conviene quasi toglierlo. Lo attacchiamo per bene. Hai fatto? Adesso dopo facciamo il test anche col tuo. Ecco, aspetta, togli ancora un proprio. Sì. Là. In teoria il piede è tra il 3 e il 5. Cioè tra così. Aspetta, aspetta un attimo solo che. Ah. Fammi vedere. Il piede tra questi e due, come allora. Questi sono 3 e 5. Allora. Dunque, allora, questo cos'è il 5? Ah, questo è quello lì. Sì, questo qui non ho guardato questo, il 5. Qua. No, bisogna che mi appoggi qua. Devo vedere. Allora, vediamo un attimo come. Ah, perché c'è un casino. Sì, questo non c'è. Allora, 1, no, 3. C'è un errore qua. Ah no. Sì, c'è un errore. Come mai? Cioè, ha invertito le gambe. Eh sì, e quindi ecco, le sto facendo al contrario. No, tutte quattro allora, le no, al allora, contrario. Questa è la destra. La destra, questa qui dovrebbe andare indietro. Invece va avanti. Eh sì, perché io sono partita con l'altra. E allora devi cancellare quel pezzo di gamba e tirare su questa qui. Hai capito? Cioè, questa qui è la gamba destra. Sì. E questa qui è la gamba destra. Invece, questa è la gamba destra ed è questa la gamba destra. Invece tu l'hai messa come sinistra. Ah. Allora devi andare a cancellare il pezzettino di gamba lì. Sì. Hai capito? Esatto, perfetto. E questa qua è la gamba destra. E dopo tutte le altre. Sì, beh, solo quel pezzettino lì. Beh, perché dopo, vedi, non ti viene. Perché non ti, per forza non ti viene l'animazione? Perché questa va dietro, allora fate la gamba, invece di venire qui, devi venire qui. Capito perché non ti veniva? Allora, adesso no, vai, lo cambi e ci metti gli altri. Sì, stai attenta a non muovere la camera, che si muove tutto. Questo è no, questo qui è il Dragon Frame, serve per noi per fare il test ma velocemente. Ma io sul Mac ho tipo l'iMovie, mica posso mettere i fotogrammi, non vanno da solo. Devi scansionarli e poi dopo... Sì, sì quello certo, sì. Si può fare? Sì, sì. Ah, no, no, aspetta, non mi ricordo se l'ho... Due? Se l'ho fatto, sì. No. Sì, due sì, la sì. Sì, questo qui fa prestissimo, per quello che va bene per fare il test, per adesso... Sì, vai pure. Ah, c'è sempre un saltino. Qua. Non immaginavo dall'altro lato che camminava. Perché bisogna. No, dobbiamo invertire il. Leggermente. No, volevo togliere.
Dov'è? Questo qui va a 8 fotogrammi al secondo adesso, in questo momento. Cioè, va, vedi che va. Ah, c'è un errore nelle braccia. Sì, guarda. Sì, sì. A me sicuramente è pieno. Vabbè, adesso, allora. Guarda il braccio destro, 1, 2, 3, 4. A parte che vedi che, guarda, guarda com'è. Io tengo la posizione del braccio del primo. Il secondo, guarda di quanto si sposta, così. Il terzo di così, guarda. Guarda quanto spazio dopo. E questo è un piccolo errore. Però vedi come si muove, guarda, da qui a qui, vedi quanto poco si muove nel primo e il secondo. Tra il secondo e il terzo quasi uguale, guarda tra il terzo e il quarto. Da qua, guarda, qua, ecco, esatto. Invece lì deve essere proprio intercalato. Poi va su, torna indietro. Deve essere più fluido. E poi dopo, andiamo a vedere il primo. Sì, c'è proprio... Cioè, per me è perfetto. Ecco. Sì, devi mettere a posto quel braccio lì. Sì, lo devo fare più gradualmente. Sì. Ecco, poi la gamba sinistra, questa che vediamo qui da là, la gamba sinistra, che ha un po', la sua ha, sinistra? Sì, la sua sinistra, quella che è di là, quella dietro. Dietro. Ah. Allora, vedi qua, praticamente rimane molto dritta. Vedi? Beh, certo, perché così è come se si accorciasse, non è come se si accorciasse la gamba. Qua ritorna abbastanza bene perché vedi che è piegata, poi di nuovo qui è un po' rachitica. E vedi come guarda, vedi tra questi due come, vedi che il ginocchio qua e qua, vedi? Vedi che differenza, come gli si allunga la tibia. E la stessa cosa anche in questa, nella gamba destra, vedi qui, vedi come si piega poco. Cioè praticamente il tallone rimane quasi sullo stesso livello e la gamba si piega poco e dà l'impressione, adesso tu tieni così, fai quello che fanno gli altri, fai un personaggio e quando lo ridisegni su questa animazione ricordi correggerli. Ecco. Ok, grazie. Prego. No. Poi. Vabbè, dopo lo giriamo. No, ma va bene. Aspetta che faccio una cosa. No, questo già. Allora. Biba, vero? Biba. Ok. Anche adesso, non mi salva le impostazioni, porca miseria. No, io non uso questo programma qui, ma non lo conosco. No, l'ho prodotto io, sì. Però è un programma che non uso perché non faccio... Questo è un programma per stop motion, questo qua. Ah. Allora. Ma ogni volta che apro mi perde le impostazioni, non so per quale motivo. Non mi vede la camera automaticamente. Ma io lo faccio la camera. Infatti. Sì. È un Windows. Sì. No.
Non trovo, prima ho trovato la camera subito, ma non la trovo. Sì, ci mancherebbe. La nostra grandissima. Questo è, fa la ricerca, giusto? L'amico Frizzi. Qua. Beh, pronto? Questo dice live. E se fai la foto, cosa ti fotografa? Prova, secondo me non fotografa. Niente. Sono pirla proprio. Cioè, ben... Cattura. No, ma ci deve essere la... Enabled... Vabbè, qui niente, non ci sono. Non ci interessa. Avanzato? Live cam, apri, ecco forse qua, apri con, prova a vedere cosa ti dice. E tu quali hai dato questo live cam? Io ho, prova. Ma già sta. No. Da ridere proprio sto fatto. Cioè che non te lo dà proprio più. Cyberlink, dice lì sotto. Lì sembra che abbia la questa qui? No, questa è l'HP. E questa qua invece che cos'è? Quella lì dovrebbe essere una Microsoft. Allora. Sì, l'ho appena fatto. L'ho appena fatto le riprese, eh? Ho fatto. Però allora qua. Secondo me lo devi semplicemente riavviare. Ma tu hai riavviato il sistema? No, solo il, solo il programma. Prova a riavviare. Eccolo qui. È lui? Eccolo. E allora? Sì, sì. Ho staccato questo, l'ho riattaccato. Perché sì, allora? Non lo vedeva più. Sempre. Vabbè, ok, mi sa che devi cancellare un frame. Sì, però. Sì, no, ma cancello tutto. Due anche, forse. Dove erano? Sì, sì, allora devi andare qua, vedi che... Ah, ok, ce l'hai là. Questo. Eccoci. Alla stragrande. Perfetto. Allora, li cambi tu i fogli, eh? Adesso, uno. Beh, che strano, però. Perché dovrebbero leggerlo automaticamente e mantenere... Sì, sì. Due. No, ma io non sono molto pratico di questo programma, cioè proprio... No, no, ma capita. È proprio... Capita spesso. Ti perde il drive, perde... Ah, si vedono le mani e li facciamo tutto. Non fa niente, dai. Ci facciamo tipo linea. Beh, dopo. Finito, vero? Allora, portiamo questo qua. Però volevo vederlo più in grande, io in grande. Facciamo un angolo. Ah, ma guarda. Ah, c'è qualcosa che non va però. C'è forse un fotogramma che... Aspetta, eh. Che si sposta. L'ultimo. Allora lo cancelliamo e lo rifacciamo. Ecco, è l'8, mi sembra. Sì, sì, è l'8, sì, è l'8. Esatto. Lo devi mettere.
Ah, però bisogna girarlo questo. Aspetta. Eccolo. C'è il braccio che si ferma, si ferma, eh? Sì, si vede. Allora, uno, due, vedi? È molto, il braccio si muove pochissimo. Poi di colpo, questo lo devi mettere a metà. Tac, vedi? A metà, poi avanti. E poi li hai scambiati. Li hai scambiati. Guarda. Tac, vedi? C'ha, ah no. A meno che quello, quel segno, cioè quello lì devi togliere quel segnettino, perché vedi il braccio destro qui, e qua devi allungarlo qui, ha scambiato il davanti col dietro delle braccia, questo lo devi allungare sulla spalla, e quella parte del giallo dentro il corpo lo devi togliere, e adesso torni indietro giusto, qua, ecco, qua invece va tum di colpo e poi vedrai che si fermerà, ecco, l'altro si ferma. E qua, devi mettere a posto allora il braccio del 2, no, lo puoi fare anche dopo quando rifai un personaggio, il braccio del 2, il braccio, questo è il 5, tutte e due le braccia del 5 e le braccia del 6, del 7. Il 7 lo devi proprio intercalare bene, sì, perché vedi che non è... fa un salto, poi praticamente si ferma, però per il resto funziona, guarda, se guardi le gambe vedi che vanno tac, 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 e anche il corpo funziona. Difficile. No, che non è difficile, no. Insomma, voglio dire, cioè, la prima volta che fai, allora, allora, cioè, meglio di così, meglio di così non può andare, eh. Come? È meglio che li aggiusti, perché sì, perché poi se ti rimangono quei disegni sbagliati non è bello. Come va? Sì, sì, mi metto su. Un video musicale. Ti trovi su un video musicale. Ma perché è l'ultimo che ho fatto, no, il penultimo video, quello che ho fatto per Pacifico, e poi ho fatto così, cioè ho fatto le riprese, poi dopo ho pitturato, poi sono andato dai bambini, ho chiesto ai genitori di firmarmi l'autorizzazione per i video, poi gliel'ho mandato e loro si sono visti le loro facce. Quindi quando ci arriverà la richiesta di autorizzazione? Beh, ma siete adulti, non ve la chiedo, vi arriva direttamente. Non star troppo sul personaggio, perché sennò dopo non riesci mica a finirlo, sai? Fallo solo di profilo e via. Dimmi. Sì. I tempi, sai, dopo dobbiamo scansionare tutti, al limite o li scansioniamo ancora con questo metodo qui, visto che poi praticamente... Oppure vediamo, insomma, di... No, dico per disegnare i personaggi. Ah, beh, secondo me bisogna finirli, andare questa mattina. Possibilmente. A che ora ci dobbiamo fermare noi? All'1? Facciamo l'1, non allora secondo me, se riusciamo a finire per quell'ora lì sarebbe perfetto. Va bene, anche un po', vediamo se riusciamo per le 12:30 a finire. Sì. Già sospettiamo un attimo, poi dopo. Vabbè, allora. L'esperimento. No, ma hai ragione, mi sembra giusto. Bella, ma dai. Ma devi andare a vedere il personaggio così, perché poi non sai mai che cosa può uscire, ma può uscire per una casa.
Come va? Vediamo. Partiamo dal primo, dai. No, no, che cambio tutto. Non si fa, si fa proprio come si deve. Come si deve. No. Ah, va bene, scusa. Ah, pensi che è tutto invertito rispetto a quello. No, no, hai ragione, ragione. Qui ti sei dimenticata le gambe. Qua c'è qualcosa che non va. Perché questo piede qui che va indietro, allora, aspetta che non, qui non riesco, andiamo là perché non riesco a, allora, uno e questo è a posto, vedi questo piede, che questo va bene, è il piede di appoggio, questo non appoggia. E questi come li dovrei fare, sospesi? Allora, non capivo. No, no, quello va bene, c'è un errore. C'è un errore. Allora, uno, piede sinistro e piede destro. Qua devo alzare. Cioè, qua devo alzare. Questo piede, questa gamba qui è la gamba di là. È esatto. Sì, è quello dietro. È quello dietro. Poi aspetta, c'è l'altro errore. Sì, l'altro errore è vedi che ti hai sbagliato questo perché ti sei sbagliato con la gamba. Questa gamba qui è così. No. No, 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 andava bene l'attaccatura, ma era sbagliato il piede. Ah, ok. La posizione del tallone. Del tallone, esatto, perché il tallone se tu guardi il primo, qui va bene, appoggia. Poi qua va a appoggiare completamente e di conseguenza anche questo appoggia. Invece è sollevato, vedi? Quindi questo deve stare più a mezz'aria. Aspetta, facciamo così. Lo controlliamo meglio. Allora, questo qui, ci vuole, sai che no, questa gamba qua, vedi, c'era quasi come però deve andare ad appoggiare. Ah, deve appoggiare. Il piede sì, appoggia proprio qua, perché appoggia proprio, questo è quasi sollevato, il piede appoggia proprio. Ok, appoggia, e quello di dietro, quindi è quello di dietro, sollevato. Questo, vedi, va leggermente più in su, perché vedi, vedi? Sì, ok. Vedi che si abbassa e poi si sale di corpo, invece va qui così, per cui questo sarà un po' più, sarà un po' così. Questa è quella di dietro ora, sì. La gamba di dietro. Sì, sì. Io come una stupida, non ho fatto con i colori. Perché ti sei guarda, perché bisognerebbe... guarda, sì, perché vedi, questo piede è un po' più su. Ok. Ecco. E va bene, adesso controlli quelle lì, Poi siamo al 3. Queste le mettiamo da parte. 3. Questo è uno qua. Sì, sì, no. Ah, l'uno? Questo è il 1. Scusa, allora mi sono sbagliato io. Andiamo al 3. Questo è il 3. Eccolo. Che ha la gamba così, abbiamo detto, piena. Ok. Poi, 3. Andiamo. Questo è di qua. perché adesso mi confondo anch'io, Sì, Allora. 3, 5 suono. Esatto, questo è giusto, infatti è di qua la gamba, mm-hmm. E questa è di qua. Ecco, vedi qua invece la gamba, con i piedi anche tu ieri hai fatto quel piede strano, cioè hai dei problemi con i piedi. Soprattutto a questa posizione. Ecco, allora, il percorso è questo che fa, no? Il tallone, vedi? Mm-hmm. Per cui il tallone va circa bene come posizione del tallone, sì. Però da qua a qua sarà circa messo così, così. Sì. E però di conseguenza questa gamba deve essere un po' di più. Ok. Adesso le fai la proporzione giusta. Poi
quindi questo era il 4. Ma vedi, sono solo gli intermedi, vedi, perché gli altri vanno bene. Sono gli intermedi che, sì, che se non stai attenta a come va, è per quello che mi dico, guardate che è importante quello. 4, 5, 5, 6 e 7, facciamo così perché vedi, sono sicuro che... E questo è scambiato le gambe, anche qua, per forza. L'avevi scambiata là, l'ha scambiata anche qui. È giusto, quindi questa è così. Esatto. E questa è e passa giusto. Sopra, esatto, e passa sopra. Perfetto. Ok. E qui evidente, ci sarà l'errore anche qui, perché per forza. E sarà lo stesso errore di prima del sì, piede. Sì, sì, esatto. Esatto. Sì. Però allora, deve stare avanti sempre. Allora, davanti, davanti, e però questo dietro. Deve appoggiare, no, questo va qua, ma deve appoggiare. Perché okay. Questo qui viene indietro, va qua, e deve stare a metà, però deve appoggiare il piede. Sì, tipo così. Esatto, appoggiato proprio bene. E questo... Hai fatto è un po' meglio di prima, però l'hai sollevato un po' di più. Okay. Poi dopo andiamo l'otto e l'1 e vedrai che ci sarà qualche cosa anche lì, perché scambiando le gambe alla fine succede. Aspetta che metto prima questo. No, scusa, hai ragione tu. Allora qui le gambe, vedi che questa va bene. Sì. Sai cosa hai fatto? Hai invertito il 5 il 3 e il 5. Sì. Il 3 e il 7. Posso... Hai invertito le gambe del 3 e del 7 e dopo hai fatto del casino. E questo è esatto. Questa è esatta. No, anche questa è sbagliata. Ah. Perché questo piede qua deve appoggiare. Questo come... proprio appoggia. Oppure e comunque vedi, cioè da qui va là, per cui comunque è piegato, leggermente al limite, capito? Così, però appoggia. Ok. Appoggia però sta sempre davanti. Sì, certo, perché davanti viene indietro. Mentre questo fa questo movimento qua. Alta. Allora il piede da là a qua sarà un po' più alto, un po' più piegato e così. Sì. Okay. Piegalo per bene, in modo che le gambe non si accorcino. Sì. Sono i primi tre, per cui vediamo se funziona. Beh, io mi fido, cioè mi sembra di sì. Il primo qual è? Quello sopra. Questo. Però vai anche tu avanti in maniera corretta, cioè fai prima l'1, il 5, vedrai che... Ho fatto 1 e 3, e poi ho fatto il... Beh, va bene, sì, dai. Sì, va bene, perfetto, vai avanti così. Adesso perfetto, così. Sì. Dai, va bene, dai, va benissimo. Dobbiamo finire fra mezz'ora, tre quarti d'ora, questi? Sì, li scansioniamo con questo. Aspetta che... Nonno lo chiamo. Nonno, sì. Però non lo scrive. Nonno. Allora. Ah, è vero che tu l'hai fatto così. Sì. Va bene, dopo lo giriamo.
Sì, sì, casomai ti puoi avvicinare un po' se vuoi. No, forse dopo non riusciamo a... meglio così? Vado, aspetta, Quanti ne hai fatti? Saranno 12 forse, mm-hmm. Ma il fotogramma della calcola è velocissimo. È stato il mio primo apprendista a scuola. Davvero? Uno a Roma, sì, uno che si scacca. Mi diverte da morire, non lo so, è un gesto divertente. Cioè, sbavaccione. Tutto sì, sì. Ma hai fatto anche la camminata però? Veloce, si ferma. Perfetto. Si concede, cioè, quasi quasi. Sì, sarà velocissimo perché. Sì, è molto veloce. Non sono veloce. Poi mi ha dato la lingua per farlo. Oh, no, no. Hai proprio fatto uno stacco praticamente. Sì, sì. Ah, ma sembra che funzioni, così a... Sì, eventualmente farai qualche intercalazione. Sai cosa puoi fare? Quando si ferma, riprodurlo un'altra volta in modo che... Ok, fa su e giù nel naso. Ah, sì. E poi magari che esce... L'ho scattato questo? Questo si sa di sé. Se sono 12 o no, sono 14. È vero, sono... No, allora questo no, aspetta. L'ho scattato... Qual è questo 12, qua? Fa vedere. 13 sono... Sì, comunque li ho scattati tutti. Eh sì, perché c'è quel fotogramma bianco. Sì, esatto. Aspetta, aspetta. Sì, no, lo giriamo. Però devo finirlo, devo fare la parte che... Deve girarlo. No, funziona. Allora adesso per girarlo non so come si fa. No. Vediamo se. No, però lo gira di 180 gradi, vedi? Ah, di 180. Voglio vedere se c'è, ma ci sarà, no, perché non lo conosco molto questo. Indicatore, vediamo. Vista, dimensione, orientamento, specchia. No, specchia te lo manda dall'altro lato. Solo 180. Ma vuoi che non ci sia un. Oh no. E che su finestra non c'è una ruota. Dimensione, orientamento. Guarda, è solo che. Lo giriamo in altro modo. Però funziona, No, ma va benissimo, No, l'ultima parte, magari se non si interrompe nel... Facciamo uscire qualcosa. Sì, se tu vai avanti un pochino... Sì, aggiungi il frame, esce qualcosa, torna giù il dito. Facciamo uscire qualcosa dal naso. E poi quel cambio, c'è un capo. Non è una zoomata, è un capo. Sì, bene, facciamo camminata. L'ha finita?
Benissimo, allora. Ci ho provato. Nuova. Ripresa. No, cancella. Nuova scena. Non mi ricordo come ti chiami. Francesca. Francesca, però. Francesca. Due. Due. Ok. Là. Puoi andare, poi. Dal numero uno. Sì, dal numero uno. Se no, se vuoi fare 3, 7, 10, no. Allora, vediamo un attimo perché. Sì. Perché se avessimo una luce qua. Ma perché è molto. No, è molto leggero. Aspetta, dimensione. No. Bene, teniamola così, dai. Ok. Aspetta un attimo, ma le hai messi nello stesso ordine? Aspetta, 1, 2, 3, 4, allora il 4 da rifare. Aspetta un attimo, aspetta, faccio una cosa, ripartiamo dal 4, perché anche 6 è da rifare. Perché vedi, guarda, il 3 è così, e il 4 era girato, allora lo devi. Prova a rimettere il 4, che vediamo come. Poi ti dico se è nella posizione giusta. Beh, vabbè, adesso non è mica un problema. Esatto. Aspetta che non si mette a fuoco, come mai? Ah, devo solo aspettare un attimo. Però non è a fuoco. Ma proviamo ancora. No, andiamo avanti. Dal 4 in su. Sì. Prova a fare così davanti alla telecamera. L'ultimo? No, il 7. Però
senso che non fanno dare nessuno. Allora, vediamo, Come? No, sai cosa c'è? Ho paura che 1, 2, 3. Allora, vieni a vedere. Allora, 1 e 3. E il 4, e qui c'è, allora, la gamba destra qua, e poi dopo, no guarda, e di colpo è avanti, invece la destra era lì e questa era a sinistra, e dopo e di conseguenza devi mettere a posto le gambe, devi guardare. Ti conviene scurire la gamba di dietro, la scurisci, oppure ci fai un'ombrettina, qualche cosa, perché sennò, questo vale per tutti, vi confondete la gamba destra con quella sinistra. E che dopo ti sbagli anche tutto il resto, perché anche le braccia, vedi? Questo, sì. Vedi che questo è rimasto indietro? No. Vai a mettere a posto quelle cose lì. Mo, niente. Come andiamo qua? Meglio? Tu avrai finito ormai? No. Fai tu? Sì, Don't worry. Faccio un nuovo? Sì, fai il numero 2, metti il numero 2. Anche se in realtà nello stesso progetto puoi fare una nuova impresa. Sì, è vero, puoi farlo. Però abbiamo fatto così, continuiamo così, che dici? Boh, sì, va bene, dopo scarichiamo tutto. No, benissimo. No, va bene. Ormai l'avrei già finito. Posto? Penultimo, diciamo. Beh. Anche solo questo. Tu come sei messo? Questo è un altro. Ah, benissimo. Tu? Io mi sono confuso. Ti sei perso. Mi manca il 4, dove l'ho messo? Guarda. Io lo so, però. 1, cioè, qui c'hai 1, 5, 3. Va bene, insomma. Allora. Mi manca 1. 1 e 5. Allora. 3 e 7. Il 3. Il 7. Forse te lo sei proprio dimenticato di fare. Allora andiamo a vedere. Uno, due e tre. Uno, due, tre. Allora, allora, consideriamo, qui bisogna capire, allora, se questo è il braccio destro, questa è la gamba destra. Sì. E quindi non va bene, perché hai invertito le gambe, la destra sarebbe questa qua, hai capito? Sì. E di conseguenza, devi rifarlo. Solo questo da rifare, solo gli intermedi, però sai cosa c'è? Che sbagliando questo, tu ti sei confusa, perché qui hai confuso la gamba destra con la sinistra. Allora non so se ti convenga adesso
colorarle tutte e due, perché però dopo devi stare attenta a non confonderti. Allora, uno fai vedere gli altri, il 5, 1, 3, allora sarebbe, e questo andrebbe bene rispetto a questo. Mi cambio il numero? No, no, questo va bene. Ah, beh, aspetta, cambio il numero. Perché forse mi sono imbrogliato. Ah, può essere, può essere. Allora mi fai vedere il 7, il 7. Il 7. Se il 7, allora, se il 7 diventa il 2, se il 7 diventa il 2, va bene, vedi? Esatto, allora questo diventa il 2. Dai, ti è andata bene, va. Questo diventa 7. No, 2, 5 e 7 questo. Se, guarda, c'è, cioè, ecco, ti conviene perché. No, non esci più. E di conseguenza, ecco, perfetto. Allora, adesso vediamo se per caso gli altri, secondo me, però, non devi rifarli, sia il 2 che l'8. Allora, adesso non ti puoi sbagliare, però, ecco, quello di sicuro. Questo è, cos'è questo? È un 2. No, 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 il 2. Non è il 2. È il 3. Il 3. 3. Scusa, forse te l'ho detto io, ma è il 3. Ecco, perfetto. Adesso devi rifare il 2 e il 4 e l'8. Sì, gli intermedi proprio. Però adesso non ti puoi sbagliare perché sono giusti. A meno che non cancelli le gambe lì, Può darsi che cancellando le gambe, fa vedere questo, se poteva essere. Vedi che questo devi colorare questo braccio qui. Colori questo, sarebbe 1, 1, 2 e 3. Infatti, se colori questo va bene anche il corpo, però le gambe le devi cancellare. Posso farlo? Certo, ti dico com'è. Certo, sì. Sì, no, mi sono persa. Perché probabilmente hai scambiato. Mette espressione. Scusa, faccio in un attimo. Però questo l'hai inchiostrato, sa che devi rifarlo. No, lo rifallo. No. Allora, però ti faccio vedere. Allora, praticamente, questo piede, il tallone è qua, fa questo percorso, praticamente il tallone verrà qui così. E la gamba sarà, vedi, perché va qui, sarà così. Ecco. Questo qui. Quello è il tuo pupazzo. Come attacco? Questo è esatto, sì, il 2. Questo è il 2. Sei tu proprio. Questo qui, guarda, il piede va quasi, è quasi posizionato bene. Sì. Un pochino più. Sì, perché così si accorcia la gamba, sì, rimanendo esatto. Dritta, hai capito? Dopo il dunque, dopo il 2. Dopo gli intermedi le fai, però se ti fai il percorso delle gambe, percorso, sì. Quindi io devo fare il 2. Poi devi fare, hai il 2, qui hai l'1, il 3, il 5 e il 7. Devi fare il 2, il 4, il 6 e l'8. 2, 4, 6 e 8. Però non ti puoi sbagliare. Come va? Bene, dai, bene. Quasi finito, ora stavo giusto. Bene. I tratti che posso andare a scansionare. Perfetto. Tu? Bene, fai no, ma questo si vede di più, il segno di prima era un po' leggerino, dopo non si scansiona. No, va bene, però anche adesso vai avanti con così, 1, 3, 5, 7, gli intermedi, sempre. Ah, funziona? Non lo so. Sì che funziona. Che dici? Voi, funziona. Funziona. No, no. Non serve la linea qui che sembra che se il braccio non va più dietro.
Sì, è perché è più il braccio destro, eh. Sai cosa? Ha un pochino che il braccio tende ad accorciarsi, perché se tu guardi, guarda, d'accordo, che vedi che mantiene quasi sulla stessa, ecco, questo soprattutto è corto, perché in teoria va bene che si alza sulla spalla, il perno, insomma, però tende ad accorciarsi, dovrebbe avere più movimento. Sì. Vedi? Cioè, soprattutto, guarda, si vede soprattutto anche qui, vedi? È proprio corto. Vedi che e poi è soprattutto qua anche, cioè che rimane proprio. Se tu guarda, prendi questo braccio qui e lo sovrapponi a questo soprattutto, si vede. Però diciamo che il movimento anche questo è molto corto. Però il movimento funziona, cioè. Ma fai quello che dicevi tu, disegna, poi funziona. No, è così, cioè. Però funziona, dai. Cioè. Proprio, però. No, ma è Dio buono, voglio dire, oh. Cioè. Però comunque si va sempre il discorso. Chiavi. Sì. Ma anche con rotoscopo, anche quando fa la. Sì, sempre, sì, sì, sempre sì. Sì, 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 perché sono sicuro che io vado tranquillo, anzi anche quando faccio proprio l'ososcopio io so che ho per esempio 50 fotogrammi, comunque parto il primo, poi parto l'ultimo, poi vado a vedere quali sono proprio i momenti principali, in modo che sono sicuro che ricostruisco comunque perfettamente il disegno. Non sembra da vedere, adesso certi lavori dove è pittorico, allora lì non ci sto a guardare, tanto devo coprire praticamente un'immagine, ma dove vado a ridisegnare e invece lì lo faccio perché serve. Nel video mi hai fatto vedere, c'è quella scena della donna, quella che sei tu. Sì. Però quello l'hai fatto tu, proprio disegnato. Sì, sì. Quello. Quella mica rotoscopia. Era rotoscopato e... La tipa. Sì, sì. Come hai fatto le riprese? No, ho trovato le riprese, le ho trovate, sì, le ho trovate, ah se no, no, ma ho, benissimo. Sì, sì, io ho dovuto ricostruire, ecco per esempio lì, adesso vado a prendere, che non mi ricordo, è questo, no, come si chiama? Il poverso toccafondo, mi sembra. No, lui toccafondo fa delle cose, bravissimo, perché abbasso il volume, qua, ecco qui, è in parte rotoscopato, però tutte le parti, tutte le luci, le ombre, queste che si vedono, sono... Come mai qua fa questo effetto? C'erano come due frame. È l'effetto del semiquadro, che fa così, perché passo due. Ho capito, però tu per la televisione, cioè ormai in teoria dovrebbe essere progressivo. Sì, sì. Ma quando non dovrebbe fare più questa cosa. Quando fai il passo 2 così, però, passo 2, tutto questo passo 2 ti mantiene sempre la. Sai perché? Perché io ho no. Dici questa cosa sempre che tu prima. Sì. Sì. Per passare dai 25 frame, sì, ai 12. Sì. Tu ti esporti la sequenza immagine, scegli uno. Esatto. Però io poi quando io ridisegno, io qui sono 30 disegni. Poi quando li importo come 30 disegni e li sbatto dentro a 12,5 fotogrammi o 12. Per cui mi fa questo scartino qui. Però non lo vedi? Lavori in PAL. Sì. Io in HD come devo fare? Non lo so. 12, 25. Non lo so come fare. Cosa, dici? Perché non lo fa in tutti, Se io vado avanti. Cioè, ti crea sempre un'interpolazione. Non sempre, vedi? Sì, c'è un drop frame. Diciamo. C'è sempre, 12, vedi? 25. Vedi? E comunque, comunque è tutto, cioè, a parte i capelli lunghi mentre la donna era dei capelli corti, ma è tutto disegnato, è tutto animato, sembra un rotoscopio, però è tutto animato, perché... Sì. Non lo so io. Devi passare 25,
non si può fare proprio un cazzo. Cioè, io ho... Perché il cinema va 24? Però io uso questo programma qua, Sony Vegas, dovrei averlo qui. Sì. No, vabbè, quello è matematica, sì. Ma a prescindere dallo strumento che utilizzi, cioè se tu no, 10 frame devi passare a 25 si stima PAL. L'HD funziona così. HD è 25. Non saprei cosa fare, 25. Esatto, non saprei come fare. Perché non lo trovo qua il programma? Ci indago, se hai visto. Sì. Sicuro che quello che dicevi tu, che tutti gli sport di quasi con l'immagine, lo puoi evitare, nel senso che... No, ho provato. Ma quando fai le velocità, tu gli puoi dire, fai il blend tra i frame e quindi lo interpola. Sì. No, dammi solo il progressivo, capito? Faccio sempre in progressivo. Però mi dà sempre, ogni tanto, tac, mi... Questo frame interpolato. Sì, interpolato, non tutti. Da questo credo che sia dovuto molto al fatto che... Forse anche dal tipo di riprese, che se ho delle riprese... Sono americani 29... Esatto. Cazzo è? Informano tutto. Non lo so, cioè... Cazzo, la motivazione politica. Tu sai per esempio il SECAM, che è francese. Sì, infatti. Quello è come il PAL uguale, solo che quelli per venderlo nelle loro colonie hanno fatto... Ah, eccolo qua. Secca è vecchio di la Francia sì. Di esportare la sua tecnologia lì, una volta c'era anche il sistema jugoslavo, che adesso non mi ricordo neanche come si chiamava, aveva un altro tutto suo. Aspetta, volevo farti vedere com'è la cosa. Se io vado a importare è matematica, l'ho detto. Per esempio, proprio quell'immagine, quel video lì, come parli tu? Ma tu dovresti usare per esempio il cinema tool, penso. Non me lo importa neanche. Perché? Forse ha una codifica che non lo riesco. Per esempio, nel Mac c'è questo software che si chiama Cinema Tool, che cambia il frame rate delle... che è una bomba, sì? Forse quello ti potrebbe essere utile. Aspetta, provo a vedere, questo me lo apre. Cioè io faccio questo, adesso questo qui è un'animazione. Io vado allora faccio un render, poi gli dico di andare a cercarmi in fotogrammi, perché lo faccio in fotogrammi. Ecco, vedi, io 25 fotogrammi per secondo. Poi dopo qui tu li esporti tutti e poi ti fai la selezione. Esatto. Per ogni secondo vedi i progressi, vedi? Vabbè, questo è un 1280, sì. Esatto. Pixel 1, il pixel aspect è 1. No! Siamo a miliardi di fotogrammi. Sto pensando a una cosa che potresti fare. Cioè, a te il timing, quando fai queste operazioni, in realtà non interessa che duri un secondo o due. Cioè, se tu c'hai io vado a selezionarmi una parte di quello che mi serve. Basta che lo converti tutto a 24 e poi a passaggio a 12 lo puoi fare. Ma questo qui lavora anche a 12, lo posso solo importare a 12,5. È che lavora a 25, ma sotto riporta 24 come fotogramma. È una cosa che ho scritto. No, ma quello lì dipende dal time code che ci metti, Puoi farlo anche a 25, però. Ogni volta vedo il time code, mi dice absolute frames, e lì mi ricorda. Però ogni volta che fai il calcolo, mi porta 24, non so perché. Non lo so. Però mi passo su numeri generali, sì. 5.000. Ma non lo so. Comunque per me sì, non è che non mi cambia. Io a cancellare lo faccio quasi in automatico, cancellare fotogramma sì, un fotogramma no. Cioè, non... Però sono sicuro, quando li vedo le differenze tra due, però probabilmente se fosse più furbo, potrebbe esserci anche un sistema più. Se lo trovo. Dove andate? Andate via?
Ah, per telefonare, questo qua gli scansiono. Non è che riusciamo a girare un faretto, fare un po' di luce qua? Così è? No, eh? Non sono del posto. Ah, non sei, non sei. No, è attaccata la parte. Questo qui? No, no, niente, niente. No. Questo sì. Sì? Ma si riesce poi ad accendere solo questo qui? Ora vediamo. Basta capire dove è l'interruttore. Che secondo me sono qua. Uno. Eccolo là. Beccato il piede. Beh, va bene, dai. Però c'è l'acqua. C'è, no, niente allora. A questo punto giriamo. No, no, ma va bene, dai. Metti l'asta, la mettiamo dall'altra parte. Non ah, già è vero. Mettere l'asta dall'altro là. Sì. Ecco qua. Esatto. Si vede un tantino meglio. Sì, un po' più a fuoco. Sì, sì. Allora. Devi fare. Aspetta. No, non ci va. Andiamo. Forse devi spostarti più. No. Più in là. È al contrario. Dovresti andare più in là. No. Vabbè, sta bene così. Ma devi allungarla. Devi allungare l'asta forse. Allungarla. Ma sta bene così, no? Ma sì, adesso è un po' stortino, ma no. Grazie. Il fatto è che non ho fotografato. Ecco. No. Sì, anche se si vede il pack bar lo stesso, vero? È preciso. Perfetto. Andiamo così? Ma sì. Vado. No, così è un po' più a fuoco, si vede un po' di più. Questa non si mette a fuoco, vero? No. È automatico quello lì. È nello stesso verso? Mi sembra di sì. Sì, perfetto. Sono la stessa persona, però ho capito il meccanismo ieri, poi io provo. Stavo aspettando che si mettesse fuoco, cioè un po'. Ci mette un po' di tempo a mettersi fuoco delle volte. Sulla DSLR, no, ma infatti. Con l'ottica fissa, con lo scotch sul fuoco. No, ho bisogno di prendermi una bella Canon, quelle vanno bene, la 100D, quelle lì, sì, costano 400-500 euro. Sì. Ma l'importante è che abbiano il live view. Certo, no, quella ce l'ha. No, no, ma infatti. Questa funziona con questo qui. Ah, ok. Infatti, volevo prendermi le ultime, che non sono uscite, le come si chiamano? Power Shot, sembra della Canon, sono piccoline però e ha una qualità. Più. No, non vanno? Ma sai anche perché? Perché c'è una montatura pure elettronica. Esatto. Esatto. Qual era proprio la soluzione definitiva? Definitiva, non vanno con questo aggeggio qua. Dice, cosa hanno fatto? No, devi rompere. Bravo. Beh. No, pure io lo pensai, prendi una con. Però prima funzionava, le prime versioni di Dragon Free, sì. La prima funzionava con con le Power Shot. Poi non con il supporto. Peccato perché sono macchinine che hanno piccoline, con una qualità altissima, sia in video perché lavorano in Full HD e lavorano a 18 megapixel. Cioè. Per fare questa. Sì, ovvio, io non è che faccio dei video dal vero, no? Per cui è più che sufficiente.
là. Vediamo. Hop, hop. Si sposta là. No, ma va bene, dai, va bene. C'ha solo un difetto che secondo me potresti correggere. Un po' tutti, quelle le braccia che rimangono un po' cortine. Però no, guarda, sai, dovresti mettere più in evidenza questo passaggio qui. Allora, uno, è troppo a scatto, non c'è movimento intermedio. Allora, questa qui hai fatto un errore, soprattutto, no? Sto guardando adesso. Allora, vediamo. Allora, qui è il braccio, abbiamo il braccio destro di qua davanti, sì. e la gamba, il braccio destro davanti e la gamba destra. Allora, guarda, adesso si vede male perché c'è la luce. Questo è il braccio destro, vedi la freccia? E questa è la gamba destra, perché sai che vanno, ecco, il numero 2, hai il braccio destro che va bene, ma la gamba destra, sarebbe, ecco, guarda, essere il contrario, sì. Esatto, vedi? E questo qui dopo andava bene, gamba destra di qua, e questo anche, in quello là sì, hai capito? Sì. Questo qui praticamente ci devi disegnare il sedere al posto della gamba, praticamente. Sì. Oppure oppure cioè le braccia funzionano, sono un po' cortine, ma funzionano, ma sono corte tutte, per cui, no, nel senso che, però sì, le gambe devi mettere a posto quei fotogrammi lì. Ma era quindi al secondo, no? Sì. No, ho scattato. Niente paura. Al secondo devo invertire in pratica. Esatto, devi invertirlo. Sì. Sei pronta? Allora, nuova scena. Credo ci sarà qualche problema con le braccia. No, le avete tutti i problemi. Scusa, non mi ricordo come si chiama. Sai? Yamuna. Come? Yamuna. Ah, Yamuna. Con la Y? Sì, A-M-U-N-A. Ma che Yamuna? 002. Ma che nome è? Indiano. Ma vero? Come? Davvero? Ah, è proprio bello. Il fiume più inquinato dell'Italia. Ah. Allora, l'hai già messo il primo? Sì. Allora dobbiamo allargarci un po' perché... Ecco, no, beh, no, ma non fa niente, tanto guarda, si vede un po' tutto intorno, sai, lo usiamo proprio come pensi il test. E poi giro, vediamo, anche se si vede un po' intorno perché è molto grande, oppure posso avvicinarmi un pelo, ma... Vabbè, o si vede il... Lasciamo così. Allora vado, Sì. Non hai colorato i capelli, eh? No, penso qui, magari faccio tutto. Voglio vedere se ci sei? Sì. No, ma va bene, così a occhio, mi sembra che possano funzionare le braccia. Le faccio un occhio punk.
Mi sembra di aver visto un errore, però non vorrei sbagliarmi. Un incrocio di gambe. No. Sì. No, ma... A posto? No. No. C'è sempre il solito fotogramma. Allora, se c'è l'incrocio di gambe non si vede il movimento e anche le braccia vanno bene. Sì, sì, guarda. Il movimento del corpo e delle ciglia vanno benissimo. E le braccia? Le braccia anche. Così, adesso lo provo a vedere. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, sì, 6... E questo, guarda l'incrocio. L'incrocio delle gambe. Devi solo andare a fare un trattino lì. Qui, solamente qui un trattino. Cioè, parte la gamba dietro e passa davanti, vedi? Sì, sì, sì. Questa è la gamba destra. Fotogramma. Allora, il 7. Sì, ma è proprio un segnetto, devi fare. Sì, giustamente invece questa piega è esatto, quella davanti. Esatto, solo un segnettino lì. Okay. Cioè, però per il resto va benissimo. Anche le braccia che hanno un movimento diverso da quello un po' che abbiamo fatto, sono perfette, hanno anche proprio il suo bel movimento. E funziona benissimo questa qui. Okay, come proporzioni solo quello. Sì, sì, bene, bene. Nuova scena, come ti chiami? Non mi ricordo, io non posso ricordarmi, mi dispiace. Perché. Silvia 002, là, allora giro, se vuoi avvicinarti, visto che è un po' più piccolo, però dopo lo perdiamo. Ecco, vado? Hai controllato le gambe? Sì, 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 purtroppo sono alla prova del nuovo. Vale. Vediamo il cane futurista come si muove. Che ante ispirato. No, questo. Perché si ferma, si blocca lì? Scusa un attimo.
non riesco a capire. Ah no, forse ho sbagliato io qualcosa. Cosa c'ha che non va? Cioè, non è che va mica male, sembra che siano due fotogrammi uguali. Uno, due. Questo è un errore. Giusto. Hai visto? Sì, sì. Guarda, sempre quel problema lì, eh. Maledizione. Guarda. Due. Uno, due. Tre. Devi... Cioè, questa qui passa di là. Hai sì. Capito? Va bene. Sì. Ma vediamo se col colore... Questo va bene, invece. Qua. 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 Ce ne hai due uguali. Le abbiamo scansionate due volte. Quali sono uguali? La 7 e la 8? Sono... Sì... scansionato due volte. Ah, no. No, no, no. No, la 7. Allora, questo è il 5. No, questo è il 7. E questo è l'8. Ecco, no. Non l'abbiamo scansionato, ma sì, due volte, evidentemente. Sì, forse per sbaglio. Però, allora, funziona allora. Tutto bene, a parte quel piccolo errore lì. Sì. Ma vediamo, lo devo ancora colorare. In realtà contavo di questo qui. Sì, praticamente la gamba destra è davanti qua, invece qui la gamba destra è davanti e qui invece è davanti la gamba sinistra. Devi cancellare quella parte lì, mm-hmm. E portare la gamba destra, però anche la gamba destra qui. No, questa è la gamba, sì, la gamba destra. Esatto. No, c'è qualcosa che non va. No, questo va, no, va bene così. Questo va dietro la gamba. Gamba destra. Ecco, questa è la gamba destra e va dietro. Devi cancellarla qui. E farla andare dietro. E venire davanti questa qua. Dopo va, ecco, vedi? No. No, okay. No, è questa che è sbagliata allora, è questa che è sbagliata, perché, allora, sì, esatto, questa che è sbagliata, la prima, allora, sinistra dietro, sinistra, io quasi faccio così, aspetta, vado alla fine, aspetta, allora, questa gamba qua, guardiamo questa okay. È davanti, e qui è dietro, e qui è davanti, e qui è davanti, e qui è davanti, uh-huh. E qui è davanti, 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 allora, alla fine l'errore è qui. Esatto. E dove l'avrei dovuto mettere? Allora, questa è davanti, la gamba sinistra è davanti, eh? E qui è dietro. Invece questa sinistra qui viene davanti e questa qui va dietro. Ah. Hai capito? Questa viene davanti, sì, nell'attaccatura sì. Del corpo, e questa va dietro. Sì, ok. Questa è la 2. Esatto, la 2. Frame. Sì, sì. Okay. Allora... Sono curioso di vederlo. L'effetto finale. Scusa, dimmi come ti chiami, che non mi ricordo. Giuseppe. Iniziamo dalla 8? No, iniziamo dalla 1. Perché dalla 8? E perché l'ho messa da No, puoi anche iniziare dalla 8, eh? Cioè, fai 8-1 e va bene, cioè, non è un problema, però. Oh, bello. Scusa. Pronto Paolo? Ciao.
Domenica, niente, non smette niente. Io sono via da due giorni e non ne ho idea. No, sono giù a Bari. meglio che senti dalla Milena. Ah. Va bene, grazie. Domenica sono a casa. Ciao, grazie, ciao. Scusa. No, poi questo si poteva anche sentire. No, hai ragione. Sì. No, non c'era nessuno là. Come ieri. Tu come sei messa? Mi manca la sera. Bene, dai, dopo lo vediamo. No, il problema è che ho fatto un passettino troppo breve, quindi mi sto incartando. Hai fatto un? Sono molto breve, quindi mi incarto un po' con la... Ah, beh, conviene, bisogna stare attenti lì. No, però se hai i disegni chiari fatti bene, non ti sbagli. Perché un po' si sovrappone, ovviamente, se Beh, però non fa mica niente, no? Ci sono anche i passi stretti, i passi piccoli. Funziona? C'è problemi di proporzione. Beh, c'ha un pochino le gambe corte, sì. Ma c'era anche anche già nel disegno che vi ho fatto ieri, però no, non è mica... Benissimo. Brucia, no? Va benissimo. Ecco, sai cosa forse anche perché gli manca sempre un po' di... Sì. Ha sempre... un pochino, la gamba di appoggio nel punto più slanciato che sempre è un po' piegatina, cammina sì. Un po' con le gambe un po' chinate, ma va benissimo, cioè... Lo vedi, no? Che gli manca proprio... Ottimo. Bravo Giuseppe. Grazie. Nuova scena, vai. Dalla 1 o non mi ricordo? No, sempre dalla 1. Proprio. Alziamo un po'. Fatto enorme. Beh, più o meno. Non è granché. Si può tagliare la testa, insomma, non la testa fino a qua. No, vabbè, lo prendiamo tutto. E anche se esci fuori da di qua. Come? Anche se esci fuori da di qua. Sì, conviene. No, vero? Cioè, bisogna spostare forse... Sì, la base. Qua. Boh, così mi sembra quasi... Ci siamo. La riaccendo, però lo rifacciamo. Lo spento perché... Sì. Vuoi rifarli? No, sai perché forse si vedono meglio. Sì, allora aspetta che... Com'era qua la timeline? Era questa. Questa? Sì. Off frame adesso non c'è. No. Perfetto. Metti qui.
Come va il pupazzo di neve? Bene, dai. No, no. Ottimo. Lo andiamo a vedere, già andiamo a scattare. No, ma andava bene, ma no, andava bene, l'ho visto anche prima. Cioè, non è che hai fatto i primi tre e dopo... Guarda, se proprio vuoi un appuntino del cavolo te lo faccio. Questo ciuffo qui invece di andare così andrebbe al contrario, sarebbe così mentre va indietro. E poi quando fa così fa questo movimento qua che va indietro. È vero, allora, se io sto andando, nessuno deve stare giù. Se tu, cioè lui fa così, allora il ciuffo va giù, cioè fa questo. Cioè, visto che l'hai fatta quasi perfetta, cioè, tanto vale. Però hai capito, è una cosa, cioè, beh no, ma già che ci sei conviene farlo giusto giusto. E poi quando invece torna giù, quando fa così, il ciuffo gli va indietro, cioè praticamente ha sempre il ritardo, sono sempre in ritardo rispetto, no, le cose, come posso dire, le fiamme, le sciarpe, tutte quelle cose che svolazzano, sono sempre in ritardo rispetto alla cosa a cui sono attaccate, sono sempre, arrivano sempre dopo. Cosa fai? Vai? Ti fa rivedere e andare? Purtroppo ci sono, non riesco a passare tutto il tempo. Capito. Aspettate, me lo stacco, eh? Mi assento, un attimo. Mi sembra che funzioni, io non vedo tutto, però adesso arrivo, eh. Vabbè.
più lento. Quindi. Più lento dunque, perché aspetta, dove l'avevo messo? Qua, guarda. Io non è che ho una pratica incredibile. No, te lo fa. Meno di 6 non ci va, meno di 8 non ci va. Ah, ok. È strano. No, no, non lo fa. No, comunque funziona, funziona benissimo. Cioè, volendo, se vuoi farlo più lento, sai, vuoi sapere come si può fare per farlo andare più lento? Aumentare i... li raddoppi. Però no, dai, non voglio chiedere questo. Però funziona, Ci sono cose intorno alla testa, forse. Ma è una è così piccolo, l'occhio forse, che si un po' balla, ma per il resto... No, no, funziona. Sì, anche funzionano bene. Sì. No, ma è meglio di quello che hai fatto ieri. È meglio, più... Vado a salutare Saba. Io posso? No. Adesso lo facciamo. Ciao, grazie. Ok, vai. Allora. Mi dici come ti chiami? Non mi ricordo. Silvia. Io sono proprio fuori, non mi ricordo neanche quasi il nome di Saba, che tutti i giorni. No, però dai, insomma. Ah, perché? Niente, allora. Nulla. Qualcosa di sbagliato, quasi tutto. Sì? Tipo la faccia che mi si schiaccia. Allora, proviamo a avvicinarci un pochino, che questo... No, non mi sembra male. No, devi vedere il resto. Le proporzioni della testa. La scuola di struttura non ti hanno mai parlato di schiaccia. Dai. No, non lo so, adesso vediamo, dai. Allora, uno. Via. Vado? Sì. Vai. Vai. Ma mi sembra bellino, cioè, così adesso vediamo come si muove, ma mi sembra che funzioni. Ho visto un errore. Ho visto un errore. No, dai. Mi sono sbagliato. No, ho sbagliato io stavolta. Ho sbagliato io davvero. Li ho ricalcati così come stavano. No. Va benissimo, mi sembra che funzioni proprio. Finiti, Perché c'ho qualche cosa che... Allora.
un fotogramma. No, no. Sì, ce l'ha, vedi la testa. È un pochino, no, ma funziona bene. Cioè, c'ha, c'ha solo un po' la testa che... No. Sì, io volevo fare in realtà che si girava, no? Però, però lo devi fare... Sì. Hai capito? Lo devi fare girato di qua e girato di là. Sì. Allora funziona. Se lo fai solo girato da una parte, fa sempre un po' così, hai capito? Ma però... No, no. Guarda, il... Adesso me lo guardo anche. Allora. Già dal secondo che diventa piccola la testa. Un pochino sì. Sai cosa hai fatto? Cioè, no, non... l'ha intercalata in maniera non giusta, perché vedi che i capelli rimangono nello stesso posto? Sì. Si alza solo la testa. Si alza la testa, ma i capelli rimangono lì, vedi? Sì, devo guarda. Alzare i capelli. Qui c'è, ci sono la freccettina, guardi, i capelli sono lì e, vanno, e rimangono sì. lì. Il mento è qui e va su. Allora praticamente cosa è successo? Che mantenendo i capelli lì, la testa sembra che si sia ridotta. Sì. Devi intercalare, cioè a metà tra questo e questo. No, sai cosa c'è? Che l'hai allungata poco e allora fai fatica proprio a intercalare. Vedi? Dopo qua va giù. E qui per esempio questo, guarda, i capelli sono qui e poi va giù e poi torna su. Invece questa è la posizione più bassa. In teoria questo qui doveva essere a metà tra questo e questo. Sì. Hai capito? Sì. Invece è più basso. Questo qui è più basso di questo. Sì. Sempre un po' la testa. Devi alzare un po'. Sì, devi alzarlo un po'. Cioè, devi essere proprio a metà. Adesso lo guardiamo. Questo vedi, l'hai fatto meglio. Beh. Al massimo glieli coloro. Sì. Li faccio tutti neri. Sì, esatto, li colori, lo porti più in su. Però la testa rimane piccola, eh. Cioè sì, c'è o il primo che è troppo grande. No, questo va bene. Questo, guarda, la testa l'hai fatta anche proporzionata. È solamente che gli hai fatto scendere i capelli praticamente. Sì. Però non va male. Cioè il resto, cioè c'ha solo quel difetto lì, però se guardi le braccia, le gambe vanno bene. Sembra che c'è il Parkinson. No, beh, non sono, però funziona, cioè, per il movimento va bene. Sì, sì, sì. Scattosa, no, ma il movimento delle braccia e delle gambe va bene. È proprio solo quello, solo quel difetto lì. Ce l'hai qua. È proprio uno. Ah, sì, sta sotto. Questo. Era questo, il 2 sì. Che era. Perché vedete, si è alzata poco qua rispetto all'1, vedi che sì. È appena, cioè anzi, sai cosa hai fatto? Sì, ho hai sbagliato il 3, hai sbagliato il 3, perché i capelli del 3, perché solo i capelli, perché guarda, se io vado a sovrapporre la testa, vedi? Sì. Vedi che i capelli come sono più piccolini, allora, vedi anche la frangetta? Avrebbe dovuto essere molto più alta. A questo sì. punto la faccia diventava più grande. Sì, perché... Io non so se riesci a cancellarla con qualche cosa, però... Perché è solo questo, eh? E dopo vedrai che il 2... Che col taglierino... Col 2 l'avresti intercalato bene. Invece, sbagliando, cioè, l'altezza del 3, ma sono solo dei capelli, perché la testa e il corpo li hai anche alzati, vedi? Li hai fatti bene, ma vedi? Ma non li metto...
gli attacco un pezzo di testa da sopra, ci metto il foglio bianco. Sì, forse fai prima a ridisegnarlo, sai. Sì. Non ci vuole niente. Sì, cioè il corpo va bene, tutto, la testa va bene, e solo i capelli che li hai tenuti bassi. Allora nel 2 hai intercalato anche giustamente, ma siccome il 3 era basso, è diventato ancora più basso. E il 3? Allora, il 2 anche. Sì, perché fa vedere. Il 2 forse potrebbe anche andare, il 2, sai? Però si riduce anche lui rispetto all'1. Lo devo alzare un po', secondo me. Vedi? Anche questo, vedi? Che è un po' più piccolino. Cioè, meno, si vede meno nel 2 che nel 3. In realtà il movimento lo vediamo più su questo. Sì, infatti. Ma è più sbagliato questo. Il 2. Il 3, scusa. È più sbagliato il 3. Vedere. No, ma è più sbagliato il 3. È il 3 che c'è molto più differenza. E il 2? Il 2 ce n'è più o meno. No, questo è giusto, secondo me. O è questo che ha sbagliato? No, cioè il corpo va bene, i corpi vanno bene, c'è solo le teste. Sì, che... solo la testa. Cioè non è un... Al limite, guarda, al limite se non vuoi ridisegnare tutto, colori le teste di nero, l'altro sì. Un po' quello. Vedrai, la frangettina non si vede quasi neanche. Ti alzo questa qui. Questo, no, alzi, prima il 3. Questo. I capelli li porti... Guarda. Questo spazio qui, vedi? Se tu alzi il collo di questo spazio qui, in teoria anche i capelli dovrebbero arrivare circa qui così. Hai capito? E dopo di conseguenza anche quello intercali. Ti conviene prima fare il segno e intercalare quello. Ti chiami? Benny? Non ho mica ancora scattato. Parti dall'1, vero? Sì. Vai. Vedi che adesso si vede il ciuffo giusto. Sì, vai pure. Adesso in teoria il ciuffo dovrebbe andare indietro. Sì. Perfetto. L'ho ingrandito troppo. No. Cado? Puoi andare. No, non mi sembra. Poi dai. E adesso torna di nuovo, comincia a tornare su. Sì. No, giralo. Ma l'hai animato? Ah, sì, giralo. Perfetto. Finito, no? Sì? Cioè, c'avevo fotogrammi prima, adesso ho i secondi, vabbè. Hai fatto il ciuffo solo una volta.
No, no. Però il ciuffo dovrebbe farlo due volte. Guarda, guarda, Allora, uno, due, tre, il ciuffo, e qui va in giù. E va bene. Poi, qui va, sale, va su. E questo è il 5. 6, 7, 8. E poi dobbiamo tornare indietro. Qua, e anche qui dovrebbe avere il ciuffo come il 5. Hai capito? Sì. Vedi, guarda, 5 e 1. Sì. Infatti, se, allora, l'1 non ce l'ha e il 5 ce l'ha. Allora, quando lo vedi in movimento, vedi che ti manca il loop. Madonna, sei bravissimo. Oh, ottimo, ottimo. Quella secondo me forse un pochettino quella la destra, la sua destra. Le gambe mi sembra che funzionano. No, no, van bene, van bene. Il naso giusto. Sì, devo aggiustare un po' il giusto, magari creare un po' un braccio. Tac. Nuova scena. Biba, sì. 002. Ok. Allora, qui vado, Ti conviene metterti di là, sai, perché sennò va a finire che tocchi l'asta. Sì. Vai. Finito, vero? Ah, c'è l'ultimo. Si muove molto, si muove molto, però vediamo. Allora, si muove molto. Uno. Vedi, va molto avanti qua. Cioè, praticamente tu hai spostato anche un po' il corpo, invece il corpo dovrebbe rimanere sullo stesso asse, invece tu l'hai spostato, hai mantenuto la gamba ferma e il corpo l'hai spostato avanti e poi vedi che torni indietro il corpo qua. Cioè, praticamente bisognerebbe prendere questo fotogramma qui e spostarlo. Farlo uguale. Sì, centrato sul corpo. Perché qui torna indietro e poi qui torna avanti, vedi? Praticamente tu dovresti tenere l'asse e mantenere il corpo su quell'asse, capito? Vedi? E qui torna di nuovo indietro. Però sai cosa devo dire? Cioè, che. Vediamo se c'ho una. Allora, secondo me, allora, questo dovrebbe essere l'asse. Vedi che questo va molto avanti.
cioè con proprio un bel po'. Poi questo torna indietro, poi questo torna avanti, poi questo torna indietro, poi questo torna avanti, e l'otto, e poi c'è l'uno. Allora, secondo me, è sbagliato questo, vedi? Soprattutto il 3, che è il genio chiave, l'ha spostato proprio molto avanti. Il 3 e anche il 5, che dovrebbero essere quelli, diciamo, guida, di riferimento, li spostati avanti. Si dovresti proprio... Cioè, si potrebbe anche fare... Vabbè, rifarlo soltanto... Ma i piedi comunque... Sì, adesso si fa fatica a vedere quello. Però sembra che funzionino, eh? Anche le braccia... Hai capito? Hai esagerato. Sì, sembra che funzionino, vedi? Sembrano. Sì, nel complesso. Basterebbe. Cioè, non so se si riescono a spostare questi.